Ciao a tutti amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi completiamo i prodotti ricevuti da Cougar con il mouse Cougar Revenger, mouse di ultima generazione, tra virgolette, in quanto dotato del sensore ottico PixArt PMW3360, già visto in precedenti recensioni. Partendo dalla confezione, una classica confezione di cartone sulla quale troveremo le immagini illustrative e le informazioni riguardanti il prodotto in tutti e quattro i lati della confezione stessa. All'interno della confezione troveremo, come sempre, un manuale di istruzioni di forma rettangolare ed un set di quattro adesivi della Cougar. Infine troviamo il mouse, il Cougar Revenger. Il design del Revenger è elegante e classico grazie a una colorazione di color grigio scuro in contrasto con gli inserti laterali di colore nero. Il design riprende molto quello già visto con i precedenti modelli 450M, 500, 550M e quindi già possiamo dire collaudato sul lato, sul piano della forma e del comfort. È un mouse per dei sorsi, di forma ergonomica. Passando ad analizzarlo più da vicino, possiamo osservare nella parte superiore questa superficie in plastica liscia di colore grigio scuro. Nel dorso troviamo il logo della Cougar con un inserto in plastica da cui verrà irradiata la retroilluminazione RGB. Retroilluminazione RGB divisa in due zone, una è questa qui e l'altra è quella relativa agli indicatori per lo switch dei DPI. Nella parte avanzata troviamo il tasto per lo switch DDPI on the fly, che però a differenza di altri mouse in commercio non è classico che dovremmo cliccare verso il basso, ma dovremmo tirarlo verso di noi, come possiamo vedere. Troviamo anche una rotellina classica di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma classico e due classici tasti principali dotati di switch Omron. Ci spostiamo nel lato di sinistra, dove troviamo due generosi tasti laterali con un buon feedback e come dicevamo gli altri LED o comunque la zona LED che ci indicherà lo step DPI a cui staremo lavorando. Ovviamente troviamo tre step che potremo personalizzare tramite software di gestione Cougar Wix che abbiamo già visto anche con la tastiera. Spostandoci nel lato di destra troviamo questo inserto in gomma con una texture classica. Ovviamente è presente anche nel lato sinistro. Ci spostiamo ora nel lato frontale. Possiamo osservare la forma del Revenger. Dà quasi l'impressione di avere un Razer The Dagger tra le mani, in quanto il design richiama questo modello. Nella parte inferiore troviamo tre mouse fit di buone dimensioni e nella parte centrale troviamo il sensore che è un PixArt PMW3360 che ci permetterà di impostare i DPI fino a 12.000. È dotato anche di una memoria onboard da 512 KB che ci permetterà di registrare macro, creare profili e quant'altro. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma classico in gomma. Ed il connettore USB è placcato oro. Con questo è davvero tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini, gli approfondimenti, i nostri test e tutta la recensione. Con questo è davvero tutto. Un saluto a tutto lo staff.